In occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, Palazzo Margherita ha ospitato un consiglio comunale straordinario sul tema voluto dai consiglieri Pezzopane e Giannangeli per approvare un ordine del giorno che non ha colori ma che impegna a fare sempre di più. In realtà il Comune con l'assessorato alle pari opportunità prevede già degli strumenti. Soprattutto però ci si rivolge alle giovani generazioni perché la soglia delle vittime di chi commette reati si è abbassata come età. C'è un protocollo operativo che parla di fondi strutturali per il centro antiviolenza portato avanti dall'associazione Donatella Tellini e un incremento sulle case rifugio. L'Aquila oggi vanta ben 3 case rifugio. Siamo consapevoli che dobbiamo fare uno sforzo in più per le politiche abitative, per le politiche del lavoro, perché le donne che lavorano e forti economicamente sono anche più determinate nel denunciare. C'è una grande attenzione con i calendari istituzionali di novembre ma anche di marzo però alle nuove generazioni perché i dati quest'anno ci consegnano un dato agghiacciante. Il consigliere Dem Stefania Pezzopane, che ha fortemente voluto il consiglio, spiega che si deve fare sempre di più, mettere in campo politiche e strumenti seri. Inoltre con il PD a livello regionale ha lavorato ad una proposta di legge ben precisa presentata oggi. Chiediamo di andare avanti in un confronto con le strutture che si occupano costantemente e quotidianamente di contrasto alla violenza maschile, sostenendole con adeguate risorse, sostenendone i progetti, divulgando una cultura del rispetto nelle scuole e soprattutto mettendo a disposizione delle donne che decidono di denunciare con grande fatica delle abitazioni per potersi staccare dal nucleo familiare in cui c'è violenza e promiscuità. C'è anche un'altra cosa sulla quale lei ha lavorato come Partito Democratico, una proposta di legge che viene presentata proprio oggi. Di che cosa si tratta? Vogliamo che la Regione promuova nelle scuole una forma di informazione ed educazione affettiva, perché riteniamo che il miglior modo di contrastare la violenza maschile sia quella di affermare un nuovo modo di concepirsi uomo e maschio.